istituzioni, voglio dire, non li percepiamo, ecco, non c'è quella percezione che siano vicino a noi, che stanno facendo quello che era giusto fare, sentirci, ecco, dimostrarci solidarietà, vicinanza, affetto, stima. Quinto giorno di tour per la manifestazione promossa dall'Associazione Legalità Organizzata e che vede come protagonista il testimone di giustizia Pino Masciari. Partito da Limbadi, il luogo dell'autobomba che ha visto morire barbaramente il giovane Matteo Vinci, il 'Ndrangheta Tour è approdato oggi a Lamezia Terme, ospitato dal liceo scientifico Galileo Galilei. Ma la manifestazione, lamentano Masciari e l'associazione, non starebbe riscuotendo la partecipazione delle istituzioni. La risposta dei giovani è stata eccezionale. Si sono stretti intorno a noi con un abbraccio di affetto e di comprensione eccezionale. Non posso dire altrettanto delle istituzioni, in alcuni comuni abbiamo, devo dire, quasi trovato una sorta di ostracismo. Assenti anche a Lamezia Terme i membri della commissione prefettizia, nonostante, ci assicura, l'associazione siano stati invitati ad accogliere Masciari, che vive sotto scorta da più di 20 anni e che per lungo tempo è stato nel programma speciale di protezione, soltanto la dirigente dell'istituto, gli insegnanti e 3 classi del biennio. La scuola è aperta a tutte le attività che vengono proposte e che riguardano questa tematica. Un'accoglienza fredda, insomma, rispetto alle aspettative, ma che si inquadra in quanto sarebbe accaduto anche a Rosarno e Bisignano. Tiziana Bagnato per la CNews 24.